Che non smette di sperare, che sta cercando. Sono passati 3 mesi, 3 lunghi mesi dalla scomparsa di suo figlio, e la signora Natasha, che è collegata con noi e che noi abbiamo conosciuto insieme a un'altra mamma che si chiama Roberta. Allora, Natasha, Buongiorno. ciao Natasha, buongiorno. Allora, partiamo da questa fotografia, quella fotografia che noi abbiamo commentato per tanti giorni, i due ragazzi, una fotografia che ritrae due ragazzi a Milano, che però rispetto a una Purtroppo non segnalazione sono loro. venuta nel programma di Rai 3, chi li ha visto non sarebbero loro, non ci sarebbero Stefano e Alessandro qui, ma sarebbero altri due ragazzi che Ragazzi. nulla c'entrano con la loro storia. Per cui si ricomincia da capo, Sì. Natasha. Diciamo che quella foto, diciamo, ha tre risvolti comunque positivi. Il Sì. primo è che è necessaria una comparazione immediata quando ci sono il ritrovamento degli scomparsi. La Sì. seconda cosa è la tempistica tra la segnalazione e l'azione. Ricordiamo che la foto di Milano è stata scattata il 18 di febbraio e viene pubblicata il 9 di marzo. Quindi i tempi sono lunghi. Poi il terzo risvolto importante è che comunque i due ragazzi, uno emiliano e uno romagnolo, Sì. Sì. i loro familiari, i loro amici, non li abbiano avvisati di questa ricerca. Quindi vuol dire che io e Roberta non abbiamo evidentemente distribuito sufficientemente le foto di Stefano e Alessandro. Cioè, mi spieghi meglio, Natasha? Perché i due ragazzi, i protagonisti della foto, sono uno emiliano e l'altro romagnolo, Sì. cioè Emilia-Romagna, tutti e due. I familiari, gli amici, è possibile che nell'ultimo mese non abbiano avuto notizia della ricerca di questi due ragazzi che sono partiti da Milano? Bella domanda. Che cosa rispondono le forze dell'ordine qua? Non ho idea, certamente verranno fatti. Se il ragazzo è in Svizzera, ovviamente adesso non potrà presentarsi in caserma, ecco, per la deposizione. Avvocato, che ci racconta lei? Perché lei lo sosteneva dall'inizio che Sì? erano due percorsi diversi quelli dei due ragazzi, quello di Alessandro e quello di Stefano. Avvocato Certo. Ilaria Sottotetti, buongiorno. Buongiorno. Allora, io voglio trasmettervi due sensazioni. La prima emotiva di fronte appunto a questa novità è quella tecnica. Dal punto di vista tecnico, perché quello è il mio ruolo, io ritengo che questa novità non cambi più di tanto quella che era il nostro lavoro, perché noi abbiamo altri elementi. Noi abbiamo subito puntato sulla pista svizzera e abbiamo puntato subito anche sul discorso di un'ipotesi di sette, anche perché noi abbiamo un elemento molto preciso, che è quello della lettera che ha lasciato il ragazzo, che abbiamo fatto analizzare nominando due consulenti. La dottoressa Tinelli sta lavorando in merito a una perizia sulla compatibilità o meno con un discorso settario, e noi con Natasha, che è bravissima veramente, stiamo lavorando sui contatti che Stefano aveva tramite la documentazione bancaria. Sono contatti tracciati, quindi. Ah, Di ottimo. conseguenza, per noi è un elemento molto importante, perché il nostro lavoro, e stiamo andando a ritroso di 3 anni, perché secondo noi la maturazione finanziaria nell'ambito della finanza da parte di Stefano è una maturazione che viene da lontano, perché abbiamo la sensazione che lui fosse una persona già molto strutturata, come ho già detto, molto preparata a questo passaggio. Di conseguenza stiamo andando a ritroso di 3 anni e stiamo tracciando, grazie a questa documentazione bancaria, i contatti che lui aveva. Si tratterà quindi di sottoporre alla nostra consulente, poi alla magistratura, questi contatti in modo tale che la nostra consulente, la dottoressa Tinelli, valuti la compatibilità o meno rispetto ad ambienti settari tragga le sue conclusioni. La dottoressa Tinelli ci ha già anticipato che
questa lettera è molto interessante anche dal punto di vista della tecnica di redazione, perché secondo lei, raffrontandola ad altre lettere che ha nel suo archivio, potrebbe essere compatibile con lettere scritte da altri ragazzi. Cioè, Laura, e ti quindi... rendi conto come ci si muove no, davanti a una notizia di uno scomparso? E devo dire che sia entrambi gli avvocati, sia l'avvocato di, della signora Roberta, sia l'avvocato di Natascia, si stanno muovendo comunque in maniera molto, molto approfondita, dettagliata, no? E non è facile, perché dopo questa notizia poi di quella foto possono andare in mille direzioni. Lo dicevamo prima a proposito di Denise, è uguale con questo, non è facile trovare gli scomparsi. Prima io ho partecipato a delle puntate in cui abbiamo analizzato e analizzato questa foto, no? Seguendo la pista della setta, del fatto che fossero vestiti uguali, della psicosetta, no? Quindi col fatto che fossero vestiti uguali. Poi abbiamo visto che invece era una falsa pista, come nel corso delle indagini, ahimè, purtroppo ce ne sono spesso, quindi appunto non è facile. Poi vedi, le foto sono sempre molto sfocate, molto da lontano, non è facile. E poi appunto perché non sappiamo se ancora c'è stato un allontanamento volontario, sì, ma fino a che punto? Se non abbiamo ancora sciolto in realtà il nodo, se no, vedo che l'avvocato annuisce. In realtà, a prescindere da questa foto, avvocato, non abbiamo ancora sciolto il nodo del fatto che l'allontanamento sia volontario o meno, nel senso meno indotto. Indotto, e quindi posso. Anche questo è ancora un elemento di incertezza, e appunto, quindi per voi avvocati, per noi giornalisti, per chi segue la cronaca, è sempre molto difficile, perché quando c'è un elemento psicologico è sempre difficile, no? Certo. Bisognerebbe prima stabilire quello, cioè riuscire a capire se siamo di fronte appunto a un allontanamento volontario o coatto, e già questo sarebbe importante. E poi appunto le indagini. Sì, no, dico che l'allontanamento volontario comunque non escluderebbe che ci sia dietro una psicosetta, perché adesso nel caso di Alessandro nel caso di Alessandro l'analisi del suo computer ha svelato che lui aveva fatto delle ricerche su come fuggire, e aveva cercato l'Olanda, e aveva cercato come andare in Ungheria, ma questo non vuol dire che sia stata una cosa volontaria per allontanarsi dai genitori, ma forse per sfuggire a qualcuno, una psicosetta appunto, in questo caso, che lo stava pressando, oppure no, insomma non lo sappiamo. Allora speriamo bene davvero. Natascia, se vuoi fare un appello anche oggi, sai che noi... Io ringrazio moltissimo la vostra trasmissione, perché dopo la messa in onda di quella lettera che accusava i genitori, io ho chiesto aiuto ad amici e che mi controllano il web, quindi noi si tacciamo tutti i commenti dei vari programmi, e attraverso questi commenti troviamo notizie molto importanti. Quindi le vostre segnalazioni e le segnalazioni che arrivano sul web sono fondamentali. Ecco. Marco Ferraglioni, tu che ti muovi molto sul web, no? Sì, diciamo che il web... Tante, sono arrivate anche a noi, pensa che noi le abbiamo girate tutte agli avvocati, ovviamente. Marco? Le segnalazioni certo che pervengono, anche perché questa vicenda in ogni caso ha colpito un po' tutte le famiglie italiane, è stata come una bombaccia il terreno, anche perché quello che è successo a queste due famiglie potrebbe succedere a chiunque di noi, quindi qualsiasi persona che ha del web si è poi impersonato, è entrato nella parte di queste mamme, ha sofferto, e poi tanti tecnicamente hanno proprio scandagliato e studiato sotto vari aspetti questa vicenda e hanno dato anche degli elementi degni di nota per poter essere appunto raffrontati con le indagini che stanno appunto perseguendo sia la questura di Modena che quella di Piacenza. Bene, allora grazie, con Natascia e poi anche Roberta ci rivedremo lunedì, intanto vi auguriamo una buona Pasqua. Forza. Grazie, buona Pasqua anche a voi. Grazie. E non smettete mai di sperare, mi raccomando. Grazie.